Chi era il grande imperatore romano? È una figura multiforme e oltretutto, come tutte le figure multiformi, con come dire, luci ed ombre. Certamente in epoca triumvirale, quando combatteva con i suoi antagonisti, Marco Antonio e altri, mostrò i suoi lati più crudeli, ma dopo volle far dimenticare tutto questo e lui ci riuscì in una maniera eccezionale, sviluppando una cultura figurativa, ma anche letteraria, basata proprio sul sentimento della pace e della prosperità dei campi. L'Augusto di Prima Porta, noto anche come Augusto Loricato, cioè armato di Lorica, la corazza dei legionari romani, è la copia in marmo di un'originale in bronzo rinvenuta nella villa di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto. La statua, realizzata intorno al 19 a.C., dopo la vittoria sui Parti, è un'emblematica rappresentazione del nuovo ruolo che l'imperatore si era costruito e che intendeva far accettare ai romani. Il modello di riferimento è chiaramente il Doriforo di Policleto. Augusto è tuttavia mostrato frontalmente, in una posizione più consona a rappresentare il potere imperiale. Il braccio destro è alzato nel tipico gesto dell'ad locutio, mentre si rivolge ai soldati. Il volto dell'imperatore appare fortemente idealizzato, modificato cioè rispetto al volto reale, quel tanto che bastava per renderlo sereno e disteso. Ne risulta l'espressione di un uomo equilibrato, al quale volentieri chiunque poteva concedere fiducia, l'uomo che senza dubbio avrebbe retto le sorti dell'impero con fermezza e giustizia. Ma l'immagine, nel suo insieme, comunica anche altri valori portanti dell'ideologia augustea. Il principe è raffigurato a piedi nudi come gli eroi del mito, gli avvicino Eros su un delfino, allusione a Venere progenitrice, nel paludamento del generale vittorioso che lascia scoperta la corazza nella quale, in basso, è raffigurata la dea Terra con la cornucopia dell'abbondanza. Al centro il re dei Parti, nell'atto di restituire le insegne perdute da Crasso a un romano, forse Tiberio. Alle loro spalle due divinità care ad Augusto, Diana su una cerva e Apollo su un grifo. E due figure femminili che rappresentano i popoli soggetti a Roma. È facile riconoscere nella donna dalla tromba a forma di drago la personificazione dei Celti d'Occidente. L'altra figura, umiliata ma non disarmata, simboleggia i Germani, costretti al tributo e a difendere con la spada i confini dell'impero. In alto il cielo, nell'atto di spingere la volta celeste. Il carro del sole è preceduto dall'aurora che versa la rugiada e copre la stella del mattino. Sulle spalle del principe le sfingi sono i guardiani cosmici della nuova era voluta dagli dèi. Il compito del principe, messaggero della provvidenza, non è quello di portare a termine grandi imprese, ma di garantire con la sua semplice esistenza l'ordine universale e l'armonia tra il mondo degli uomini e quello divino. L'insieme è di una eleganza politica raffinata. L'occhio afferra l'ideologia del principato e se ne compiace.